Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo 11° episodio della serie di Marvel Avengers. Nello scorso episodio è successo veramente di tutto. È ritornato Thor, la squadra è finalmente al completo e abbiamo scoperto che a far esplodere il reattore del Terrigen della Chimera è stato proprio Cap e che a quanto pare il Dottor Tartan non aveva particolari colpe, dato che è stato proprio Cap a dirgli di sigillare la porta per limitare teoricamente l'esplosione. In questo episodio dovremmo andare a costruire un'armatura per Iron Man in grado di andare nello spazio, in modo da poter raggiungere il satellite dell'AIM, ovvero la base operativa dove costruiscono gli adattoidi. Detto questo, direi subito di iniziare. Ti prego, dimmi che è una chiamata di piacere. Sì, vorrei intrattenermi con le tue particelle PIM. Devo rimpicciolire un acceleratore. Beh, allora dovrai infiltrarti in una struttura IM di massima sicurezza. Hai mai sentito parlare di Meridian? Non sarà facile entrare lì dentro. Quel posto non è uno scherzo. Guido? Devo dire che fai degli ottimi discorsi quando sei arrabbiato con noi. Ascolta, Nat. Siamo stati degli idioti. Sono... Per quanto adori vederti agitato, sembra che noi abbiamo del lavoro da fare. Posso farci entrare a Meridian? Noi? Siamo tutti coinvolti, no? Non c'è tempo da perdere. Mentre ero infiltrata nell'AIM, non ho mai avuto il permesso di vedere Meridian. Beh, Nat, stai per avere la tua occasione. Ti sto inviando le coordinate dell'ingresso della stazione Hyper Circuit. Andiamo! Ok, quindi a quanto pare dobbiamo infiltrarci in questa base dell'AIM per cercare di rubare le particelle PIM che ci servono poi per rimpicciolire il reattore di Stark e inserirlo in un'armatura. Nervoso all'idea di usare le particelle PIM sulla tua armatura? È anche intelligente, ma le sue particelle PIM sono a dir poco instabili. Se riuscirà a farle funzionare potrebbe risolvere il problema, quindi speriamo in un miracolo. Lo sapete che vi sento, vero? Oh merda, Nat, l'abbiamo rifatto. Cambia i canali. Ok, teoricamente questa missione non dovrebbe essere troppo difficile perché siamo in 4 a farla, quindi... È quel momento il quasar. Ok. Ma l'intera struttura è in allerta. Qua è troppo dopo, aiuto. Tutti a bordo. Ecco Meridian. Accidenti. Gli operai AIM si sono dati da fare. Rilevo una traccia di particelle PIM nelle profondità della base. Ok, noi questi li skippiamo tutti male. Per questo che ti amo, e ci fermiamo qua. Non ho capito. Che è successo? Come sono arrivati questi? Ok, quando devo dire che nei combattimenti in cui c'è veramente tanta gente mi trovo in difficoltà, eh? Ma più che altro perché non riesco a tenere d'occhio tutti quanti. Per esempio, cosa è successo qua? Come ho perso la vita e come ho riguadagnato la vita? Potevi mandare... Non ce lo poteva mandare prima Tio, così almeno facevamo tutto col teletrasporto. Comunque vedete, ho messo queste braccia che fanno danni PIM quando spariamo con i razzi, che sono molto molto comode, perché fanno essenzialmente danni extra. Ecco, magari se sparo con i razzi
Vedete, ecco il 1219 rosso è il danno PIM. Qui ho, aspettate, con due punti abilità da spendere, spendiamoli subito. Ok, ho messo il laser, adesso mi metto i missili guidati che sono molto più comodi. Devo dire che rispetto ad altri giochi a cui ho giocato, il fatto di avere tanti nemici è molto più difficile. Perché comunque questo gioco, il sistema di combattimento di questo gioco, non voglio esagerare, ma è abbastanza simile a un Souls-like, nel senso che alla fine è tutto basato sul fatto che schivi colpi e poi riattacchi di conseguenza. Magari usi qualche abilità quando sei un attimo in crisi, però generalmente è così che vai avanti. Perfetto, prendiamoci ste particelle PIM, va? No? Ok, via, scappiamo nel portale di Dio. Avengers, presto! Frate, stavo entrando. Riportaci al formicaio, hanno bisogno di noi. Siete richiesti in prima linea. Mettetevi forti, potrebbe essere un viaggio movimentato. Segnerò le particelle al dottor Pym. Che cos'è questo posto? Ehi, amico della resistenza! Ti spiace spiegarci? Siamo in un rifugio vicino al formicaio. Non mi sembra molto sicuro. Sembra come dire che sta essendo bombardato questo rifugio. Che cavolo sta succedendo? Voi tenete occupata quella cosa. Io vi raggiungerò appena posso. Quella cosa? Cos'è quella cosa? Non mi piace quella cosa. Sì, Kamala qua si allarga troppo, eh. Avengers pianino con le parole. Ok, cos'è quella cosa di cui parlava? Che è quella? Cos'è un mega robot gigantissimo? È quella? Non è quella. C'ha 8000 punti deboli e 8000 punti d'attacco. Sta cosa dei razzi comandati però è comodissima, eh. E poi esplodono leggermente in ritardo. Ah, e poi se continua a mirare ne spara di più. Oh, 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 mi inseguono i razzi. Aiuto, guarda quanto è grosso, si sta arrabbiando. Che fai, oh? Le prese d'aria sono di nuovo vulnerabili. Ahi, i missili. Via tutti i razzetti, vai vai vai. No, no, ne manca uno di razzetto qua. Vai l'ultimo. Via. Cosa fare secondo voi è vulnerabile, sì. Ma l'ho preso. Ma c'è ancora tutta la vita. Ma sbarellano un pochino sti razzetti. Ah, i razzi, i razzi. Facciamogli un bel lumiraggio a sta fare, ok. Vai, tra un po' mi si caricano i raggi. Io l'ho fatti tutti i punti deboli, su. Cioè, la morte deve essere prossima. Vai. Basterà qualche pugno. State, no, non gli faccio niente. Ma invece è esploso. Unità IM sul radar.
di questo, IM! Signore, rilevo grosse tracce di teletrasporto. Accidenti! Hank, devi evacuare il formicaio, subito! Non credo proprio. Hank, non mi sembra pronto. Dai, Tony, rilassati un po'. Incredibile! Ha funzionato! Congratulazioni, dottor Pym. La resistenza ha una nuova arma notevole. Sono quasi carini quando sono piccoli. Grazie, ragazzi. Vi devo un favore. Ok, devo ammettere che mi sono spaventato quando ne è uscito fuori un altro, anche perché non avevo minimamente voglia di combattere ancora. Oh, abbiamo sbloccato un modello, chissà per cosa. E un equipaggiamento epico che possiamo subito andare a vedere di cosa si tratta. È a livello 21, quindi ce lo mettiamo subito. Ecco le particelle che il dottor Pym ti aveva promesso. Buona fortuna, Iron Man. Grazie, ne avrò bisogno. Quindi, cos'è esattamente questo Starburst? Raggiungimi nel laboratorio tecnico, ragazza, e potrai vederlo di persona. Ok, quindi abbiamo le particelle, siamo pronti a costruire lo Starburst, però prima voglio andare a vedere questo nuovo modello che che abbiamo trovato, che è il Feroce per Hulk. Non ne abbiamo altri, vero? No, ok. Feroce per Hulk, lo vedremo dopo perché adesso non penso ce lo faccia vedere. Ma c'era un passaggio super segreto! Sembra incredibile. Perché lo è? Un progetto da 1,4 miliardi di dollari. Potrò anche incenerirmi durante il decollo, ma lo farò con stile. Sistemi pronti, signore. Ma l'avverto, c'è una grande tempesta sulla sua traiettoria di volo. Piove sul bagnato. Beh, non possiamo più aspettare. Tony, ho caricato della musica per darti la carica. Oh, no. Non preoccuparti, non è mia. Ce la puoi fare. Ti ringrazio. Ok. 3, 2, 1... Dobbiamo praticamente viaggiare così verso il cielo, va bene. Ah, ok, no, va seguito quel puntino, io pensavo di doverlo evitare. Che figata comunque, sta armatura è veramente bella. A parte il fatto che ti può portare nello spazio, ma è proprio bella esteticamente. Infatti spero che ce la facciano tenere, cioè, spero che sia un modello proprio estetico ottenibile. Bello questo fulmine. Accidenti! La tempesta mi ha distrutto il sistema. Kamala! Jarvis, ci siete? Ragazzi, il mio sistema mi sta abbandonando! Jarvis! Kamala! Jarvis, vado a fuoco! E spegni il propulsore! Devo farlo manualmente! C'è mancato poco! Atterraggio perfetto. Ok. Maledizione. I repulsori hanno poca energia.
Speriamo che questo posto non sia pieno di guardie. Beh, certo, perché non è proprio la stessa cosa muoversi con un'armatura del genere nello spazio o in una zona dove c'è della gravità. Ok, vediamo cosa c'è qui. Aspetta un attimo. Non ha alcun senso. Formula rigenerativa. Spiegherebbe la testa enorme di Tarton. È la sua fonte. Probabilmente qualche povero inumano. Ok, troviamo quella porta. Ok, quindi a quanto pare in questa base c'è... Che è sto cubo? Dici? Dicevo, a quanto pare in questa base spaziale c'è un inumano che è la fonte del potere di Tarton. O meglio, del siero. Che è la fonte del potere di Tarton. Comunque, per ritornando un attimo al discorso di prima dello spazio, considerate che è molto molto più difficile muoversi in questo modo nello spazio per il semplice fatto che in assenza di gravità manca anche l'attrito. Qui in realtà, guardate, ci possiamo passare poi anche con Hulk, mi sa, perché c'è il muro strisciato. Dicevo, in assenza di gravità c'è anche, o meglio, in assenza di un'atmosfera, manca anche l'attrito che l'atmosfera ci dà. Quindi in realtà una volta che ti dai una spinta in assenza di gravità, procedi all'infinito finché non trovi qualcosa che ti ferma. Distruggendo la castagna non avevi svegliato i cani da guardia. Forse sono programmati per tenere qualcosa dentro, non fuori. Probabile. Potrebbe benissimo essere che magari tutte le guardie siano programmate per non far scappare l'inumano. E qua ci sono sti cubi che non ho capito cosa sono. Ok, a quanto pare l'inumano è qua dentro. In una stanza congelata. Oh no. Non è affatto inquietante. Cosa? No, non volevo che cadessi. E allora perché non mi lasci? Beh, io... pensavamo che... Cioè, io pensavo che... Bentornato, Cap. Sono un po' confuso. Sì, forza. Usciamo da qui, dai. Ehi, aspetta. Tarleton. È sopravvissuto. Tarleton? Ma che importa? Ero troppo vicino all'esplosione. È sopravvissuto, grazie a te a quanto pare. E a Monica se vogliamo credere ai telegiornali. Non ha alcun senso. Ok, preso. L'evacuazione. Tutte quelle persone. Sì, poi ti racconto. Riesci a camminare? Sì, ok. Sto bene, andiamo. Ecco il cap che ricordo. Forza. Non era un inumano la fonte del siero, era Cap. L'hanno veramente inserito bene. Si sapeva che sarebbe tornato, che non era morto. Ma devo dire che come trovata è molto molto buona. Vabbè, che strisciava, ma corre, salta, magari picchia pure, incredibile. Salto mortale pure, esagerato. Stava male fino a 3 secondi fa. Corsa sulle pareti, ok, quindi non era Hulk che doveva correre sulle pareti. Quindi ora la squadra è veramente al completo. Per quanto tempo sono stato... Oh, dai. 5 anni. Per il tuo standard è solo un sonnellino. Inizio a credere che qualcuno mi preferisca con certo. Vedi? Inizi già a fare battute.
banali. Ma questo è normale per te. È veramente il colmo il fatto che sia stato altri 5 anni congelato, considerando il passato di Cap. Storia di Capitan America penso sappia di tutti, ovvero che è stato congelato per 50 anni. Capitano Rogers, quanta fretta di andartene. Monica, quanto tempo! Non credo che il tuo amico Tarleton fosse entusiasta di usare il sangue di un supereroe per rimpiazzare i supereroi. Lui non si occupa dei dettagli. Interrompete ciò che state facendo, subito. Aspetta un attimo. Giorgi non sa niente di tutto questo, vero? E non lo saprà mai. Sequenza di autodistruzione avviata. Quindi era vero che Monica era la vera mente dietro a tutto quello che sta succedendo. A quanto pare il dottor Zatan non sapeva che l'origine del suo siero era Cap, era un supereroe. Non fare casa ai robot. Presto, aprila! Ci sto provando! Se ne morto ne hai di pretese. Sì, senza lo scudo, però la vedo dura. Dovrò usare la forza bruta. Perché non l'hai fatto subito? Vedete, quando ci sono pochi nemici, alla fine basta schivare quei tre attacchi che ti arrivano e non è difficile, porca miseria. Il problema è quando ce ne sono tantissimi che non ti rendi conto da dove arrivano gli attacchi. Dammi una mano! Prendi l'altro lato. Siamo quasi! Tony? Abbiamo compagnia! Non c'è tempo per combattere! Andiamo! No, decisamente no, io direi che corriamo e scappiamo velocemente. Vabbè, niente, dai. Capirai, se si rompe il vetro nello spazio, che vuoi che succeda? Al massimo moriamo tutti. Che spettacolo questa sequenza, veramente fighissima. E ancora non ci credo, cioè, è stata veramente ottima come trovata, secondo... Oh, porca miseria, sono cascato nello spazio. Dicevo, è stata veramente ottima come trovata il fatto di reinserirlo in questo modo. Anche perché fino all'ultimo ci hanno fatto credere che si trattasse di un umano, non di... Cioè, non valutavo nemmeno la possibilità che potesse essere Cap. Verso i motori, Tony! Sì, forza, sì, ci siamo, merda! Cazzo, no! Beh, la buona notizia è che... non moriremo in una palla infuocata. E quella cattiva? Credo che moriremo soffocati prima. Almeno c'è una bella vista. Eh sì. Fanculo. C'eravamo quasi. Visto che stiamo per morire... qualcuno ha un'ultima confessione? Le tue battute, non riesco a capirle. Oh, lo so, ho letto il tuo diario. Perché hai distrutto il reattore? Sono morti in tanti. Tony, c'era qualcosa sepolto sotto la baia. Era collegato al reattore e saliva verso la superficie. Il terremoto? Dovevo intervenire. La faglia di Sant'Andrea sarebbe esplosa. L'oceano avrebbe inghiottito la città e fatto una strage. Non ho mai dubitato di te. Non dovevo sentirtelo dire. Che diavolo è quello? Bene, guarda chi c'è.
Devo sempre risolvere tutto io? Non mi aspetto niente di meno dal dio del tuono. Ciao, Thor. Bentornato, Captain. Questa era la tua formula rigenerativa. George. Da quanto tempo sono la tua cavia? Sapevo avresti reagito così. Preferiresti morire che farti aiutare da loro. Mi fidavo di te. Ti ho salvato la vita. Tu puoi controllare le macchine con la mente. Pensa a tutte le... Mi hai infettato con il suo sangue. Avrebbe potuto uccidermi. Non l'ha fatto. Ricorda il nostro sogno, George. Come hai potuto rendermi uno di loro? Io ti ho reso forte. Mi hai rubato la speranza. E ora... ti offrirò le stesse probabilità che ho avuto io. Cosa hai fatto? Libererò la Terra dai superpoteri. A costo di morire distruggendola. George! Ehi, vecchio amico. Steve. Nat. È bello vederti. Se avessi saputo che eri vivo, che eri in mano loro. Tranquilla. Tarleton non sapeva che Monica mi avesse preso. Cosa? Lei Day. Il colpo. Monica ha ingaggiato Taskmaster per rubare il cristallo. I suoi hanno avviato i protocolli di sicurezza. Hanno inserito l'autopilota della Chimera. Ma quella cosa nella baia... non me l'aspettavo. La fonte di calore. Deve essere stata quella a distruggere la città. Che cos'era? Non lo so. Nat, io... continuo a pensare che... se io non... quelle persone... No. Non è colpa tua. La nave non sarebbe dovuta decollare. Io avrei fatto lo stesso. Sei vivo. Lo sapevo. Scusate. Venite. Dovreste vedere questo. Bentornato, Capitano Rogers. So di parlare a nome di tutti quando dico che è un piacere rivederla. Grazie, Jarvis. È bello essere qui. Da quando la Chimera si è quasi schiantata su Manhattan, la situazione è precipitata. Temo proprio che l'AIM potrebbe sfruttare l'occasione per aumentare le persecuzioni contro gli inumani. Non possiamo permetterlo. Il mondo ha bisogno degli Avengers, ora più che mai. Ok, non era disponibile. Captain America è ora disponibile. Fantastico. Quindi a quanto pare quello del capitano non è stato un non so, un atto pazzo, folle. È stato un sacrificio, perché a quanto pare
c'era questa cosa, questa fonte di energia che stava per fuoriuscire dalla baia e avrebbe distrutto la faglia di San Andrea. Per chi non lo sapesse, la faglia di San Andrea è l'incontro tra due grandissime placche tettoniche che è la fonte di terremoti costanti nella zona di San Francisco e dintorni, ed è lunghissima, per questo è molto pericolosa e molto instabile. Nuova era disponibile, Thor era disponibile, perfetto. Serie di missioni iconiche anche per Thor. Abbiamo sbloccato definitivamente tutti, la squadra è al completo. E io direi che, ragazzi, ci possiamo direttamente vedere nel prossimo episodio. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.